noi proponiamo a tutti i licei, che è quella di GeoOrienta, ovvero quella volta a far conoscere il corso di laurea di Scienze Geologiche dell'Università di Ferrara e anche la figura del geologo. Quindi vi rubo prima 5 minuti per presentare che cosa fa un geologo e che cosa gli argomenti, fondamentalmente gli ambiti in cui il geologo applica le proprie conoscenze, e per poi passare al seminario vero e proprio. Quindi per fare questo io faccio prima una domanda, vi faccio alzate la mano, non è che vi interroghi. Cambiamenti climatici, ne avete sentito parlare? Sì. Greta Thunberg? Chi si occupa? Qual è lo scienziato che si occupa di cambiamenti climatici? Scienziato. Qual è lo scienziato? Lo scienziato che si occupa di cambiamenti climatici insieme al climatologo che studia oggettivamente i dati attuali, ma che non sono tanti attuali, è il geologo, climatologo e altre figure di geologo. Quindi, prima di tutto, io vi mostro, non è il mio mestiere, io sono una docente universitaria, non sono una comunicatrice, delle volte mi piacerebbe aver seguito un corso di laurea in scienze della comunicazione per poter arrivare più direttamente agli studenti. Io insegno a studenti del terzo anno della laurea triennale, a studenti della laurea magistrale, insegno a ingegneria, insegno a biotecnologie, insegno in tanti corsi di laurea perché diciamo che alcune conoscenze di base anche della geologia servono ad altre figure professionali. Quindi, non essendo una comunicatrice, io utilizzo un comunicatore che immagino molti di voi conoscano. Geopop ha non so quanti followers, sì, mi parlo le ragazze, lo seguite, e quindi utilizzo Andrea Moccia, 3 minuti di video che vi piacerà, che spiega Andrea Moccia, un geologo, si chiama Geopop, che vi spiega di che cosa si occupa un geologo attualmente. Se vediamo se riesco a far partire. Quanti lavori del passato sono ormai spariti? Il centralinista, l'arrotino, il lattaio. Loro non avrebbero mai detto che quel lavoro un giorno sarebbe sparito. Ma il mondo è così, è in continua evoluzione. Oggi esistono lavori che solamente 20 anni fa non erano neanche immaginabili. I grandi temi di oggi sono la transizione energetica, il rinnovabile, il riscaldamento globale, l'ambiente, la sostenibilità. Ecco, se ci fate caso, si tratta di problemi legati alla Terra. Ora, per ogni problema che abbiamo, sappiamo quasi sempre chi chiamare. Se ho un problema allo scaldabagno o uso all'anandino, chiamo l'idraulico, ma se ho un problema alla terra, chi chiamo? Ovviamente chi la terra e l'ambiente la conosce meglio di tutti, un geoscienziato, droni, modelli 3D. Io ho studiato qui 15 anni fa e posso dire che c'è stata un'evoluzione enorme. Se per molti il corso di laurea in scienze geologiche prima significava solamente martello, scarponi e bussola, oggi significa anche tanta tecnologia nelle mani. Per monitorare dighe, reti ferroviarie, infrastrutture in generale o anche frane, vulcani che possono essere soggetti al movimento del terreno, utilizziamo il remote sensing. Wow, e così posso farvi capire tutto meglio. Il remote sensing è basato su foto satellitari che immortalano uno stesso punto in diversi momenti, per cui possiamo analizzare l'evoluzione nel tempo di quello che succede sul terreno. Questi studi ci permettono di identificare zone a rischio che si stanno muovendo più del dovuto. Quelli rossi sono i punti delle aree che si sono mosse di più e che vanno monitorate con particolare attenzione al fine di prevenire situazioni di emergenza. Una diga, una frana, un vulcano, un ponte. Cioè, con questa tecnica possiamo monitorare qualsiasi cosa che è al suolo. Oh, guardate qua. Questa è una delle pochissime tecnologie al mondo che ci mostra il sottosuolo a grandi profondità. Si chiamano immagini sismiche,
Oggi l'interesse maggiore che c'è nel loro utilizzo è nello stoccaggio di gas, acqua e soprattutto CO2, un business ecologico sempre più crescente in tutto il mondo, che si occupa di prendere l'anidride carbonica che produciamo e piazzarla qui nei giacimenti sottoterra, così da ridurre il riscaldamento globale. Però non è che fai un buco e ci pompi dentro la CO2, serve uno studio a monte basato soprattutto su questi dati che offrono una visione degli strati a grandi profondità, se sono piegati, se attraversati da faglie e quali rocce hanno le caratteristiche giuste per immagazzinare. Qui siamo in un laboratorio ultra tecnologico, lo sentite dal rumore. Questo è un microscopio a scansione elettronica. L'ultimo grido, pensate che riesce a ingrandire un oggetto fino a 1 milione di per. Quello invece l'ho utilizzato 15 anni fa per la mia tesi. Che differenza, eh? Alla faccia del corso di laurea dove si fa solamente teoria e si pensa a smartellare sassi sulle montagne, io credo che in queste aule si scrive il futuro. Ragazzi, lo so che magari dopo il liceo si è confusi e le idee non sono chiare su cosa si voglia fare nella vita. Anche io 15 anni fa non sapevo esattamente cosa fare. Dopo il diploma però mi sono iscritto a scienze geologiche e inaspettatamente si è aperto un mondo. Ho lavorato per diverse aziende in Europa e viaggiato praticamente in tutti i continenti. Se volete capire come va il mondo e se volete contribuire a migliorare le cose, io un pensiero ce lo farei, perché questo secondo me è il lavoro del futuro. Quindi penso che un pochino vi abbia elencato, no, negli ambiti in cui adesso il geologo lavora, fa tantissime cose e a me piace chiamarlo il medico dell'ambiente, okay? Perché se io non comprendo i processi e non comprendo, pensate solamente alla siccità di un'area, alle alluvioni, alle frane, io mi occupo di frane per ricerca, siamo in un territorio, tutta l'Italia è un territorio sismico, in alcuni luoghi vulcanico, è un territorio soggetto ad alluvioni, frane, disastri, ok? Chi studia questi fenomeni e propone delle soluzioni, non è che lo studio perché mi piace e basta, ma perché deve mitigare questi rischi, i rischi a cui è soggetta la popolazione, siamo solo noi. E siamo poco utilizzati, poco visti, poco presenti nell'opinione pubblica, magari sapete chi è Tozzi, ecco, giusto, come immagine di geologo. A meno che qualcuno non abbia qualche parente geologo. Voi siete fortunati, alcune di queste classi hanno come professori dei geologi e che quindi riescono a farvi capire l'importanza della geologia, che è completamente sottostimata nel percorso formativo dei licei. Ed è un vero peccato, e a questa causa che noi ascriviamo il fatto che pochissimi studenti si iscrivano a scienze geologiche, perché non la conoscono, perché i programmi ministeriali la trattano in maniera frammentaria, piccola e limitata, e questo fa sì che tutti sappiate cos'è un biologo, un biotecnologo, chiaramente un medico, un ingegnere, ma il geologo chi lo conosce? Quindi vi faccio vedere un altro bellissimo video, poi dopo entriamo nello specifico. Bello perché, diciamo, è abbastanza... Apri gli occhi, hai un mondo dentro, esploralo. Essere un geologo significa comprendere i miliardi di anni che hanno trasformato il passato per raccontare il futuro. Riesci a vederlo? È un sistema perfetto. Incontrerai gli esseri umani durante il viaggio e avranno bisogno di te. La tua conoscenza gli servirà ad edificare civiltà, a cercare l'energia necessaria alla sopravvivenza, a prepararli agli eventi che non comprenderanno e a quelli di cui ne saranno la causa. Ti innamorerai e allora difendi questa bellezza, suggerendo una vita sostenibile che li protegga dai cambiamenti globali. Le decisioni dipendono dai tuoi occhi, ma ricorda che vedere e guardare sono cose diverse. Il mondo che finora hai conosciuto ti porterà verso pianeti ancora da scoprire. Sarai un geologo, sarà una tua responsabilità. Ecco, questo è molto più enfatico, ma con immagini molto belle. Passo
come ultima slide a mostrarvi questo. Ci sono alcuni luoghi comuni che mi interessa sfatare. Io faccio parte anche di quella che si chiama Gender Equality Plan dell'Università di Ferrara, ovvero quell'istituzione che cerca di garantire l'equità di genere in tutte le forme, dalla formazione ai ruoli più importanti. E quindi sfatiamo dei luoghi comuni. Il mestiere del geologo non è un lavoro maschile e soprattutto fai geologo, fai geologia, non trovi lavoro. Vi assicuro, io insegno una materia che è strettamente legata all'ingegneria, ma in tutti gli ambiti, dalla cartografia geologica alle ricerche di risorse, alla transizione energetica, i nostri laureati trovano lavoro prima di laurearsi. Perché? Perché ce ne sono pochi, noi abbiamo un rapporto con gli studenti che è personale, io conosco i miei studenti, come sostengono tre esami, e li conosco per nome, poi magari li accompagno in tesi. Noi abbiamo un rapporto estremamente, questo è sempre stato, un rapporto estremamente personale. Non siete un numero, non siete un numero di matricole. Quindi, inizialmente ho messo la slide con il sito Instagram del nostro corso di laurea. L'Università di Ferrara propone due percorsi, un percorso triennale di scienze geologiche e un percorso magistrale che è incentrato con due indirizzi, proprio uno sulle risorse e sulla sostenibilità ambientale e l'altro sui rischi. Quindi fateci un pensierino se siete interessati, se non volete fare, come dico sempre ai miei studenti, un mestiere con i piedi sotto il tavolo davanti a un computer, cosa legittima, vi può piacere tantissimo fare l'informatico, ma se volete fare un mestiere che coniuga un'attività che c'è sempre anche nel corso di laurea di campagna, noi andiamo a fare le cosiddette escursioni geologiche a campi geologici insieme ai nostri studenti, e poi attività di laboratorio, molto laboratorio scientifico e chiaramente la parte teorica. Quindi adesso ho finito la mia parte di sponsorizzazione che devo assolutamente fare, perché l'Italia ha bisogno di geologi, esiste ed è stata varata dal Parlamento alcuni anni fa una legge che si chiama Salva Geologia, che ha stanziato dei finanziamenti specifici che contemplano degli sgravi economici importanti per chi si iscrive ai corsi di laurea in scienze geologiche, solo per i geologi. Quindi a fronte del sostenimento di un certo numero di esami in università, si chiamano CFU, a fronte del superamento di un certo numero di CFU al termine del primo anno, vi ritornano indietro dei soldi sulle tasse universitarie, proprio perché il governo italiano riconosce che la nazione, l'Italia, ha bisogno di geologi e i geologi non ci sono, non ce ne sono abbastanza. Quindi oggi parliamo di professore Felipe Antrodotto, della frana del Vajont, 60 anni, io sono una geologa e vi parlerò della geologia. Chi di voi avrà avuto modo di vedere il documentario di National Geographic Channel o il lavoro egregio di Paolina Evacci, Protezione Civile, si è già fatto un'idea su questa tragedia. Il mio ruolo è quello di descrivervi i complessi problemi geologici, sono estremamente la storia anche tecnica, scientifica del Vajont è complicatissima. Io ho cercato di semplificarla, se non capite qualcosa alzate la mano e cercherò di essere più chiara. Quindi, con una brevissima introduzione, il Vajont non è stata solo una frana, no? Ma ha rappresentato nella storia dell'Italia e del mondo una tragedia. Perché? Perché è stata la più grande frana indotta dall'uomo. Se non ci fosse stata la diga, se non ci fosse stato il lago, non sarebbe avvenuta la tragedia. E quindi è citato dall'ONU come la più grande catastrofe di tipo idrogeologico, antropica, generata dall'uomo. A quei tempi il valore, la valenza di soprattutto della diga, no? Era legata a fattori economici. La diga del Vajont era la diga d'arco a doppia curvatura, perché vedete che è fatta con una curvatura interna ed esterna del paramento di monte e del paramento di valle,
era la diga d'arco più alta del mondo. E questa diga era l'ultima di un sistema di dighe che andava a chiudere il sistema Piave, Voitema e Vajonte, e che poi tutta l'energia e comunque tutta l'acqua che veniva convogliata in questo lago finiva a una centrale di produzione di energia elettrica sovergine che avrebbe coperto una buona percentuale di quella che cosa? Di quell'energia elettrica, collochiamoci, all'inizio degli anni 60, boom economico, necessità di avere energia. Quindi ci sono dei personaggi, scusate, non ho avuto tempo di tradurre, ma in inglese è molto semplice, so che tutti voi guardate su Netflix così i documentari in inglese, fate in inglese, i documentari, le serie, e quindi ci sono tanti personaggi, sembra quasi di entrare in una tragedia greca quando si vanno a vedere chi sono i personaggi coinvolti. Giuseppe Volpi di Camerata, aristocratico fascista, un uomo politico e fondatore della SADE, Società Adriatica di Elettricità, l'attuale Enel. È quello che ha istituito il premio, il Festival del Cinema di Venezia, ma comunque quello che era il proprietario di tutte queste dighe. La Frana Vajont era presente ed è studiata dai sociologi e dagli psicologi come un evento che ha una grandissima importanza per la memoria e poi la resilienza delle popolazioni, cioè la loro capacità di rinascere dopo un qualsiasi evento luttuoso che ha coinvolto non la persona ma un'intera comunità, e quindi è una storia della memoria dei luoghi e delle persone. Questo è l'Ungarone prima della frana e questo è l'Ungarone la mattina del 10 ottobre. Questa è la valle a sinistra prima e a destra dopo la frana. Dal punto di vista della comunicazione ci collochiamo mondo completamente diverso dall'attuale, esistevano i giornali, qualcuno, solo pochi, avevano la televisione. Quindi la comunicazione di un evento del genere ci racconta la storia di come le catastrofi venivano raccontate alla gente e alla popolazione. Non è molto lontano da noi tutto quello che è successo in ambito di comunicazione del rischio, che è un ambito molto importante, comunicare il rischio alle popolazioni, ad esempio pensando al terremoto dell'Aquila o altri eventi simili. Quindi nella comunicazione ci sono delle pietre miliari nel Vajont che sono rappresentate dal libro di Tina Marlin, dal lavoro di Paolini che ha riportato la memoria collettiva oscurata del Vajont, non si è parlato per 40 anni. Lo Stato italiano ha nascosto questa vergogna per 40 anni e Paolini con Orazione Civile l'ha riportata alla memoria collettiva. E poi ha avuto anche, vabbè, sull'onda di questo, altri tipi di approcci, più diciamo film che hanno un po' spettacolarizzato l'evento stesso. Ma io vi parlo di geologia. La frana del Vajont, scusate, l'ho studiata perché ho fatto il mio dottorato di ricerca sulla frana del Vajont e il mio tutore di dottorato era il professore Edoardo Semenza, che adesso entrerà in questa storia. Edoardo Semenza è stato per più di 20 anni, è stato anche professore dei vostri professori, è stato professore di geologia applicata all'Università di Ferrara ed è reputato uno dei più grandi geologi. Lui era più un geologo strutturale, poi geologi, uno dei più grandi geologi italiani. La frana del Vajont ha a livello scientifico, la scienza ci deve parlare, non i giornali, non gli articoletti, non il web, ma gli articoli scientifici che trattano questa frana sono centinaia su pubblicazioni internazionali e ancora tuttora escono lavori sulla frana del Vajont, perché ancora non abbiamo, a distanza di 60 anni, capito tutto. Ci sono ancora dei punti interrogativi. Dove siamo? Questo, brevemente, la valle del Vajont è un affluente di sinistra del fiume Piave, quindi siamo circa 100 km a nord di Venezia,
la valle ha un andamento, la valle del Piave ha un andamento nord-sud, la valle del Vajont ha un andamento est-ovest e sbuca nella valle del Piave con un grande salto morfologico su per 300 metri, perché era una valle sospesa, un'antica valle glaciale. La storia del Vajont è estremamente complessa, io la farò, la semplificherò, non la faccio come la propongo ai miei studenti, chiaramente, ma cercherò di farvi capire quali sono le condizioni al contorno che hanno portato a questa frana. La storia è vecchia, comincia nel 1926, ci vogliono decine di anni per progettare un'opera di questo genere, e termina, diciamo, col progetto nel 1957, poi dal 57 al 60, in soli 3 anni, la diga viene realizzata e costruita. Chi si occupa della progettazione sono due personaggi importanti di questa storia, che sono l'ingegner Carlo Semenza, il più grande ingegnere idraulico italiano e mondiale. Lui partecipava, e non mi ricordo se ha realizzato, la diga di Suez, okay? Progetti italiani che andavano nel mondo, perché gli ingegneri italiani sono comunque i più bravi al mondo per realizzare delle opere. E quello che vedete alla sua sinistra è il professor Dal Piazza, che a quei tempi, un po' vecchietto, era il più grande geologo italiano della zona alpina, quantomeno delle Alpi, dell'Università di Padova. Studiano l'area, la valle è perfetta, è una grande forra, una valle stretta in roccia, su cui si può realizzare una grande diga. E cominciano a fare tutti gli studi geologici e ingegneristici. Quindi questa è una visione di quei tempi della diga, ma della valle, ma se andate e vi scorgete della diga, questo è quello che vedete, a parte il paese di Longarone. E quindi sito ideale per la costruzione di una grande diga e di un grande lago. Più acqua noi riusciamo a stoccare nell'invaso, maggiore è la produzione di energia elettrica. Quindi comincia la costruzione della diga e termina. Quindi bellissima diga, opera ingegneristica, un capolavoro. 261,6 metri, la più alta al mondo. Che cosa succede? Che un anno prima, diciamo nel 1958-59, in una di quelle dighe che vi ho mostrato all'inizio, che facevano parte del sistema, avviene una frana, siamo nel bacino che si chiama Pontesei, avviene una frana che cade nel lago di Pontesei e crea un'onda, travolge un poveretto che stava passando di lì in bicicletta, e l'ingegnere capo Carlo Semenza dice: ma stiamo finendo il Vajont, ma se dovesse succedere qualcosa al Vajont, andiamo a capire, studiamo questa cosa e vi chiamano e capiamo se qualcosa del genere può accadere anche al Vajont. E qui faccio un inciso: la legislazione, la legge di quell'epoca imponeva, per legge occorreva assicurare che la diga fosse stabile, ok? La diga fosse stabile, non che i versanti, le montagne che si affacciano sul lago che sarebbe formato a monte della diga, fossero stati. La legge non lo imponeva, quindi non era obbligatorio uno studio della si chiama stabilità delle sponde e dei versanti che si affacciavano sul lago. Ma l'ingegner Carlo Semenza si pone il problema. E chiama, chi chiama? Lui è il più grande ingegnere al mondo, chiama il più grande ingegnere geomeccanico, colui che fondò una scienza, una parte dell'ingegneria e della geologia che si chiama geomeccanica, si chiama Leopold Müller, che insegnava all'Università di Salisburgo, e gli dice: guarda, studiami questo aspetto. Ma l'ingegner Müller è un ingegnere e che quindi chiama un geologo. Chiama un giovane Edoardo Semenza a fare quello che i geologi sanno fare, ovvero un rilevamento geologico, cioè a costruire delle carte geologiche, a leggere e a interpretare quello che la geologia ci dice di un'area. E quindi Edoardo Semenza
esegue nel 1959 insieme ad un collega il rilevamento geologico di che cosa? Quello che vedete è il monte Toc, non come si vede adesso, di questo famoso monte Toc, anche lo pseudonimo, cioè, dice che, cioè il toponimo che sia più o meno, che rifletta più o meno il fatto che sia costituito da rocce marce, Toc, Toc, in friulano, siamo in Friuli, e questo è quello che lui rileva. E dal suo rilevamento trae queste conclusioni. Scopre e descrive in una relazione tecnica che fornisce a suo padre e alla Sase, e gli dice: sul versante destro della Valle del Vajont, ovvero sul Monte Toc, esiste una grande frana preistorica. Cosa significa? Frana preistorica significa che è una frana che si è mossa in un passato, probabilmente dopo l'ultimo glaciale, che non mostra segni. Io non vedo, guardo questo versante, sembra una montagna normale, ma esiste questa grande frana preistorica che in presenza del lago futuro, ancora non c'era il lago, stavano finendo di costruire la diga, quindi c'era solo il torrentello nella valle del Vajont, che in presenza del lago potrebbe rimettersi in moto. È quella che oggi noi chiameremo una previsione di rischio. Quella volta la parola rischio nemmeno esisteva, e quindi neanche la previsione del rischio. E quindi che cosa scopre? Tante cose che dal punto di vista geologico e geomorfologico sono degli indicatori importantissimi. Io ve li mostro solo alcuni. Quello che vedete a sinistra è la riproduzione, e poi fatta un pochino meglio, in fondo rifatta, è una fotografia del suo libretto di campagna. I geologi vanno in campagna, adesso andiamo in montagna con GPS, andiamo in montagna con tante altre cose, ma il rilevamento geologico rimane quello che è fondamentale. E quello è il libretto di campagna in cui lui descrive la sua ipotesi. In un passato preistorico una frana si è mossa, ha chiuso la valle del Vajont, e poi il Vajont, se riesco a trovare, ha chiuso il solco del Vajont, e poi il fiume, il torrente a valle, ha riscavato il proprio corso, un nuovo corso, in questo caso più a sud, ed era questo quello che lui, il torrente Vajont negli anni 60. Quindi rimanevano le testimonianze di antiche masse dall'altra parte della valle, e soprattutto ai piedi del versante del Monte Toc. Io mi incentrerò su questa cosa, che sono questi materiali che noi chiamiamo miloniti. Le miloniti sono delle rocce che si formano per disgregazione di precedenti formazioni rocciose, ma che hanno la caratteristica di avere una matrice frammenti di roccia in una matrice di tipo argilloso. Queste miloniti sono il segno, l'indicatore, la cicatrice, e che lui segue per tutta la valle, del piede della frana. Alla base del Monte Toc esistevano e affioravano queste miloniti. Questa è la cima del Toc e questa è la diga. Questo era il segno più importante dell'esistenza di un'antica frana, oltre a tanti altri. Ecco quelle che sono le miloniti del Toc, poi campionate in dei sondaggi. Sono delle rocce brecciate in cui esiste una grande componente, una ricca componente di tipo argilloso. Allora io qua, tanto fisica la fate tutti, ok? Immagino che tutti conosciate che cos'è un coefficiente d'attrito, un angolo d'attrito, ok? Andiamo sulla condizione più semplice, un piano inclinato. Tanti esercizi di fisica sul piano inclinato. Allora, se io su un piano inclinato metto due materiali, roccia e roccia, che hanno un angolo d'attrito, il mio blocco sul piano inclinato, e il piano inclinato possiede un angolo d'attrito tra i 50 e i 60 gradi. Quando è che il blocco si muoverà? Quando l'inclinazione del piano supererà il valore dell'angolo d'attrito.
Ma se io su quel piano, che è la cicatrice della vecchia frana, non vi metto più della roccia, ok? Ovvero non c'è la frana, ma non vi metto più della roccia, ma c'è stata un'antica frana e vi metto il prodotto del movimento di questa antica frana, ovvero queste milloniti, e vi dico che questo materiale ha un angolo d'attrito di 8, tra 8 e 10 gradi, è come mettere un lubrificante, ok? Tra 50 e 8 gradi l'equilibrio delle forze agenti e delle forze resistenti, le forze agenti sono sempre le stesse, ma le resistenti sono molto più basse. Quindi questa è l'importanza di capire se c'è stata una vecchia frana o una oppure se quel versante era un versante imposto. E se sotto un versante ci sono questi materiali, okay, la condizione di movimento è molto molto diversa, anche quella futura. Le argille sono poi dei materiali estremamente complessi dal punto di vista mineralogico e possono, specialmente queste argille, che sono delle argille, si chiamano, e lo studiano i mineralogisti, i colleghi mineralogisti, si chiamano argille monomorillonitiche, sono delle argille a strati misti, che possono inglobare nel loro reticolo cristallino e negli interstrati grandi quantità di molecole d'acqua, fino addirittura a variare il loro volume di 100 volte, da secche a completamente sabbie. Quando poi inglobano acqua, sono ancora meno resistenti al taglio. Capite che per comprendere fenomeni geologici io devo avere competenze di chimica, dalla mineralogia, di fisica, noi studiamo chimica, fisica della terra solida, fisica... perché ci servono, perché i processi geologici implicano tutti altre competenze. Quindi queste miloniti che lui ha scoperto rappresentano quelle che era un potenziale piano di movimento dell'antica frana. E dice alla Save, guardate, c'è nel Monte Tocco una frana di 50 milioni di metri cubi, non così a istinto, non sappiamo quanto sono 50 milioni di metri cubi, sono tanti. E allora la Save si allarma, panico. Carlo Semenza ascolta il figlio e partono le indagini. Si chiamano in geologia indagini geognostiche. Chi fa il classico, ma anche lo scientifico, volte a conoscere la geologia, indagini geognostiche. A quei tempi la tecnologia non era attuale e quindi furono eseguiti dei sondaggi, ovvero delle perforazioni nel terreno per ricavare, quelle che abbiamo visto prima, delle carote. Furono eseguite delle prove di sismica e fu controllato, si cominciò a monitorare dal punto di vista topografico il versante, se si muoveva o meno. E quindi, diciamo le cose, le semplifico, un anno dopo Edoardo Semenza rivede sulla base delle indagini eseguite la sua primitiva ipotesi, che era quella di una frana che finiva qua e aveva 50 milioni di metri cubi e finiva nel lago, a questa, con questa strana forma, e che ha un stima con un volume di 200 milioni di metri cubi. Allora voi immaginate di mettere 200 milioni di metri cubi di roccia che possiedono una determinata densità e quindi un peso, un carico normale su un piano inclinato che ha, da una parte, può avere, se non è una frana, 50-60 gradi di angolo d'attrito, dall'altra 8-10. E quello che è successo, lo vediamo schematizzato in queste che sono gli strumenti dei geologi, dalla carta geologica noi costruiamo le sezioni geologiche che vengono lette e interpretate e che quindi mostrano, guardiamo solo questa, che cosa? La situazione prima del 1963, in cui c'era questo versante ipotizzato da Edoardo Semenza come un'antica frana che aveva lasciato dei lembi dall'altra parte della valle, che aveva chiuso il vecchio solco del torrente Vallelonte, che quindi si era in presenza, in geologia si dice, di un alveo epigenetico e questo è quello che è successo dopo.
sezione post 1963, ma lo vedremo dopo il 1963. Che cosa succede? Succede che siamo prima all'ipotesi dei 200 milioni di metri cubi dell'estate del 1960, non c'è il lago, non hanno ancora messo, chiuso tutti i sistemi e fatto entrare l'acqua e creato il lago. Però al primo invaso, lentamente, vengono fatte confluire nella valle l'acqua proveniente non solo dal torrente Vajont, ma anche dalle gallerie, anche da altre valli. Prima quest'acqua tocca il piede della mitica frana, cioè bagna per la prima volta questo Elmino Miti, che erano lì in equilibrio da qualche milione di anni, tranquille, e che quindi se sono argille mondo rinolite, con l'acqua decadono le loro resistenze meccaniche e istantaneamente, quasi istantaneamente, si può dire dal punto di vista geologico, è istantaneo, si apre quella che è chiamata la fessura perimetrale sul Monte Toc, quindi una fessura lunga più di 2 km, larga 1 metro, che segna tutta una massa enorme che si sta muovendo verso valle e che è esattamente uguale alla, al limite che avevo mostrato precedentemente della frana ipotizzata da Edoardo Semenza senza movimenti. E quindi qui cominciano tutte le polemiche. C'è chi dice no, non esiste nessuna frana, solo piccole franette, è normale che ci siano in montagna. C'è Edoardo Semenza che dice guardate, siamo in presenza di una vecchia massa di frane che potrebbe muoversi nuovamente con la creazione del lago, e quindi dal punto di vista delle responsabilità uno può dire che il fatto che non si sia realizzato uno studio geologico specifico, dettagliato del bacino, ma solo delle aree di imposta della diga, è stato il primo errore. Noi non sappiamo se a quei tempi fosse stato realizzato uno studio di stabilità di questi versanti, se avrebbero preso in considerazione una in discussione il progetto stesso o addirittura l'opzione zero, che nessuno prende mai in considerazione, ovvero abbandoniamo il progetto. Ottobre 60, novembre, 4 novembre 60, vedete che c'è un pochino di lago a monte della diga e si attiva una frana piccola, 700.000 metri cubi, neanche tanto, cade nel lago, crea delle onde, si spaventano tutti, fermi tutti, veramente si sta muovendo il mondo, nel giro di un mese si sta muovendo tutto, come aveva detto Edoardo Semenza, che poteva rimettersi in moto. E quindi in questo caso fanno degli interventi specifici che vedremo dopo, ma che cosa fanno? Richiamano subito Leopold Müller e dicono ma tu cosa ne pensi che sei il più grande geomeccanico del mondo, cosa sta succedendo? Leopold Müller scrive nella sua relazione, prende esattamente il profilo geologico di Edoardo Semenza, però dice io non credo che ci sia una frana, ok? Sì, si sta muovendo tutto, ma si muove con un ghiacciaio molto lentamente, si dice con un movimento come creep, ovvero una deformazione lenta nel tempo, e quello, la superficie lungo cui si muove questo piano inclinato è costituito da un contatto roccia-roccia, quindi quello che vi ho detto prima, 50-60 gradi di angolo d'attrito. Dall'altra parte, Semenza, come vi ho detto, sostiene che invece tutta questa massa che c'è sopra è un'antica frana e che questo contatto sia un livello argilloso con 8-10 gradi di angolo d'attrito. E quindi cosa fanno? Chiedono a Leopold Müller come facciamo a realizzare il lago, noi dobbiamo vendere la diga, dobbiamo vendere il bacino all'Enel, dobbiamo recuperare tutto l'investimento, insomma questa era un'opera troppo importante. Allora Müller interrompe, chiaramente si interrompe l'innalzamento del livello del lago, questo è il torrente, e fa costruire sul versante opposto quella che si chiama una galleria di bypass, e su questo fa altre cose, ma su questo
vi racconto qualcosa, fa costruire sull'altro versante una galleria che collega quello che potrà essere il futuro lago a valle della diga stessa. Perché? Perché la Save capisce che la valle verrà ostruita dalla frana, ok? La frana sanno che c'è, sanno che si muoverà, Save sa che c'è, prevede che si muoverà una frana. E la prevedibilità dell'evento è importantissima dal punto di vista anche giuridico. Se io non so che avverrà un fenomeno, ok, ma se prevedo che avverrà, è completamente diversa la mia posizione anche dal punto di vista giuridico. Quindi, che cosa succede? Müller non crede alla paleofrana, le miloniti che potevano essere lì e sottoposte, cioè esistevano già prove di laboratorio specifiche che si chiamano prove di taglio diretto su delle macchine, e potevano determinare il vero angolo d'attrito di questi materiali, non vengono neanche mai presi in campione. E Müller non crede alla paleofrana, e alla fine la Sabia che crede al geotecnico, all'ingegnere, e dice che le evidenze geologiche non sono delle prove, sono delle evidenze, ma non sono delle prove, e quindi vanno avanti nel lavoro. Queste argille, il fatto che esistano, pensate che siamo al 1960-61, la loro esistenza anche scientificamente viene negata fino al 1985, nessuno ci crede, anche la commissione parlamentare che fu istituita per il Vajont, presieduta da Raimondo Segli, docente di Bologna di geologia, negò l'esistenza delle argille. E quindi questo, magari qualcuno che ha visto il documentario l'ha visto, vi faccio vedere queste argille, dove sono e che cosa fanno. Non era una buona idea. Müller non ha considerato la presenza dell'argilla negli strati profondi del pendio. Quindi ha continuato a controllare la profondità dell'invaso, tralasciando completamente le precipitazioni piovose. Il progetto non aveva speranza. Se il primo team di geologi avesse saputo dell'argilla, Petri crede che la storia avrebbe avuto ben altro corso. Si sapeva bene che l'argilla è un materiale debole. Quindi, se avessero saputo della presenza di quegli strati, avrebbero quasi certamente abbandonato il progetto. Rileggendo i documenti d'archivio, Petri capisce quanto Müller sia arrivato vicino a trovare l'argilla. Nel 1961 Müller fa installare 4 misuratori della pressione dell'acqua, detti piezometri, per controllare i livelli dell'acqua nelle rocce. Vuole essere sicuro che il pendio calcareo si comporti nel modo che lui stesso ha previsto. 3 dei macchinari confermano le aspettative del geologo. Il livello dell'acqua nelle rocce sembra seguire quello dell'invaso. Ma nei dati del 4° piezometro, Petri trova prove evidenti della presenza di argilla. Il livello dell'acqua nel 4° sondaggio non rispondeva in modo così diretto alla profondità del lago. Il piezometro rileva alte quantità d'acqua indipendentemente dal livello dell'invaso. Questa è un'indicazione che un strato argilloso stava intrappolando acqua ad alta pressione al di sotto della massa della frana. Ma Müller assume che il 4° piezometro è guasto e che i suoi dati sono sbagliati. La macchina non confermava le idee preconcette sul comportamento della frana, quindi decisero di ignorarla. Per Petri le cause del disastro risiedono proprio in questa incapacità sistematica di capire la geologia del Monte Toc. Se il modello che hai creato non riesce a spiegare tutti i fenomeni che osservi, vuol dire che il modello è sbagliato, non che i fenomeni sono sbagliati. E se non riesci a sviluppare il modello fino a fargli comprendere tutti i fenomeni, il risultato può essere un disastro come quello del Vajont. Ecco, il mio collega inglese ha descritto il ruolo dei piezometri, che sono fondamentali, che misurano, come nei pozzi, il livello dell'acqua. L'acqua è importante nella storia del Vajont. Quindi succede che è una storia, la facciamo con una, raccontiamo con un romanzo, ma dopo questi grandi movimenti
ci sono delle, diciamo, delle opinioni estremamente contrapposte, delle contrapposizioni che hanno delle implicazioni importantissime, e quindi a questo punto chi comanda, che è Carlo Semenza, dice: ma a chi devo credere? Cioè, chi mi dice che non ci sono frane, chi mi dice che ce n'è una grandissima ma si muoverà come un ghiacciaio, cioè chi dice che, come mio figlio, che potrebbe rimobilizzarsi interamente. E quindi che cosa fa? Crea, si inventa primo al mondo un cosiddetto modello fisico, un modello fisico realizzato dall'Università di Padova, dagli ingegneri idraulici dell'Università di Padova. I modelli fisici delle dighe li facevano da decine d'anni, ci sono, servono, sono in scala in genere 1-200, 1-100, e servono per la parte strutturistica della struttura della diga, ma qui per la prima volta fu realizzato un modello fisico della valle con la diga in scala 1-200 e furono realizzate delle prove, cioè fecero scivolare, muovere dentro la valle delle masse di volume comparabile a quelle che avevano stimato e ipotizzato, e a valle c'era la diga. Eccola qua, la diga in scala 1-200, e questi esperimenti che cosa mostrarono? Ripeto, primo al mondo. Quindi questo vi dà ancora un'idea della intelligenza, dell'acume, della fantasia dell'ingegner Carlo Semenza. Okay? Era uno che voleva capire i fenomeni che si trovava di fronte. Si può ancora visitare, è a Nove, vicino a Vittorio Veneto, in una sede dell'Enel, l'hanno restaurata, e c'è il modello fisico. Che cosa ci disse? Disse il modello fisico realizzato dagli ingegneri di Padova, cosa disse alla SADE? Disse che fondamentalmente potevano tranquillamente far arrivare il livello dell'acqua a quota 700, e in questo caso questo era un livello di sicurezza anche nei riguardi del più catastrofico prevedibile evento di frana. L'ingegner Ghetti poi chiese e disse: però non abbiamo studiato che cosa succede se l'onda scavalca la diga e arriva l'ungarone. E la SADE rispose: non importa, non ci interessa più, grazie, avete svolto il vostro mestiere, finisce qua. E questi dati, questi 700 metri, rappresentavano la sicurezza, perché rappresentavano la sicurezza, perché qui andiamo nella fisica, nei modelli fisici, ovvero in un modello in scala alcune delle variabili sono delle grandezze che variano in funzione delle relazioni geometriche esistenti tra quello che c'è nel modello in scala 1-200 e la realtà. Altri elementi sono nelle relazioni numeriche, sono degli invarianti, cioè l'angolo d'attrito è 30, tale rimane nel modello e nella realtà. Ma il modello di Ghetti disse che se al massimo, quanto ci avrebbe messo questa, al minimo, scusate, a cadere questa frana, un minuto e mezzo, è già tanto, 90 secondi, avrebbe scavalcato la diga di 27 metri con una 330.000 metri cubi al secondo e una piena al di sopra, ok? Acqua che sarebbe passata di centinaia di migliaia di metri cubi. Si sbagliarono quale di questi fattori? Sbagliarono il tempo. La frana del 1963 si è mossa non in 60-90 secondi, ma si è mossa in un intervallo tra i 15 e i 30 secondi, centinaia di chilometri all'ora. Questo fattore, tempo, influenza tutti gli altri, e quindi l'onda che scavalcò la diga nel 1963 la sorpassò di 210 metri, ma riversò non centinaia di migliaia di metri cubi di acqua su un ungarone, ma 25 milioni di metri cubi d'acqua, che produssero, con una forza simile a quella di una bomba atomica, esattamente su l'ungarone e su altre frazioni. E quindi, però, loro a quel tempo, finiti gli esperimenti, siamo ancora prima della tragedia,
La Sander sapeva che, credeva Muller, la frana andrà molto piano, molto lento, noi abbiamo costruito la galleria dei bypass, siamo tranquilli, produrremo meno energia, ma la produrremo. Il modello di Gaty dice fino a che quota devono invasare per non correre rischi e in questo caso controllano i movimenti delle frane con svasi e invasi lenti. Furono tre. Il primo invaso, 1960, prima volta che misero l'acqua, cominciò a muoversi la frana, interrompero i lavori, abbassarono il livello del lago e costruirono la galleria. Secondo invaso, i movimenti ricominciano del versante, crescono ma più lentamente, abbassano, la frana si ferma. Terzo invaso, per arrivare alla quota di produzione di energia elettrica. Dovevano produrre dei kilowattori per venderlo all'Enel, altrimenti non avrebbero venduto l'opera. Che cosa succede? Però che quando iniziano il terzo invaso, i movimenti della frana accelerano con un andamento iperbolico, provano a togliere acqua, aprono tutto, aprono i paramenti in fondo, in sopra, in sotto, aprono l'acqua, fecero uscire tutta l'acqua che potevano dal bacino, e questo fu un'ultima causa che innascò la frana. Frana è una delle più grandi al mondo, non la più grande, c'è un altro tempo delle frane, è in buona posizione, 270 milioni di metri cubi di roccia, 2 km quadrati, velocità 20-30 metri al secondo, 1910 morti nel giro di meno di 3 minuti. Questa è la valle del Vajont sopra la diga, c'è la diga, devastazione totale, la massa si muove, entra nel lago, spinge l'acqua sul versante opposto, ne spinge una parte a monte, ma 25 milioni di metri cubi di acqua che erano nel lago sorpassano la diga e vanno a sterminare l'onda d'acqua. Avevo previsto l'intervallo, mi hanno detto che non c'è, quindi vado avanti. Però vi mostro questa foto, questa è la foto che vi ho mostrato prima come l'ipotesi di frana di Edoardo Semenza, e questo è quello che voi vedreste, quella che è stata chiamata la N.D. Müller. Se voi andate, questa è la superficie del movimento del Vajont di oggi. Un po' di storia, immagino che molti di voi, magari qui c'è il classico, ma non è detto, il scientifico. La storia del Vajont è anche la storia di un tragico, come in tante catastrofi italiane, di un tragico processo. Storia lunghissima, viene studiata dai giuristi, viene studiata in giurisprudenza di diritto ambientale, insieme ad altre catastrofi italiane. E qui entra in ballo anche purtroppo la nostra tragica storia. Giovanni Leone era primo ministro durante la voi non lo conoscete, siete troppo giovani, comunque è stato primo ministro, poi presidente della Repubblica, era primo ministro ed era un avvocato, andò e visitò i luoghi del disastro subito dopo e disse: vittime del Vajont, avrete giustizia. Nel 1969 parte il processo e Giovanni Leone è l'avvocato difensore della Save Enel e responsabile del disastro del Vajont. Tra l'altro vi racconto questa storia. Leone, essendo quello che va a garantire giustizia alle vittime, ma dall'altra parte diventa avvocato difensore della società, recupera un cabildo di legge che si chiama quello della commorienza, ovvero se in un disastro qualsiasi, ambientale, ferroviario, naturale, voi vi muoiono, padre, madre, fratello, sorella, figli, intere famiglie furono sterminate, completamente annientate, ma voi non potete dimostrare che questi sono morti in tempi diversi, in momenti diversi, il risarcimento che vi verrà dato dallo Stato, da chi, non dallo Stato, il risarcimento che vi verrà dato in sede civile, equivarrà a quello di una vittima. Se riuscite a dimostrare che sono morti in momenti diversi, uno per ogni vittima. E quindi Leone ritira fuori questo, era impossibile dimostrare
che le 1915 vittime, di cui molti corpi non sono stati neanche risultati, fossero morti in maniera diversa, quindi non fu data neanche giustizia ai superstiti e ai sopravvissuti. Il processo, ci si mette tanto in Italia a fare i processi, soprattutto di questo tipo, inizia nel 68, quindi dal 63 andiamo al 68, finisce nel 71, e quindi le accuse le accuse erano, sono reati penali. Nel codice penale esiste il reato di frana colposa, di inondazione, nel penale, se voi causate una frana o un'alluvione, andate a finire in tribunale per una questione di tipo penale. Ma inizialmente la prevedibilità della frana in primo grado non venne riconosciuta. Quella che vi ho detto, se l'aspettavano o no? Sì che se l'aspettavano, ma il primo giudizio disse no, perché non era prevedibile. Solo nel terzo grado si venne riconosciuta la responsabilità penale per la prevedibilità di inondazione di frana e per omicidi colposi a plurimi. Chi di voi farà giurisprudenza? Io ho avuto molti contatti, ho scritto anche dei lavori insieme a dei giuristi, cosa non semplice, per una scienziato, ok? Scienza, causa effetto, e un giurista che ha una visione completamente diversa, mi ha spiegato che la giurisprudenza italiana necessita di un colpevole fisico, di una persona fisica, ok? Che deve pagare. E quindi la società a quel tempo, la SADE, chi era colpevole? Ok? Non poteva neanche essere imputati e quindi finirono condannati solo due responsabili, Biagi e Sansiloni. Il processo, dal punto di vista scientifico e dal punto di vista della giurisprudenza, è importantissimo, perché è quella che nelle scienze è il nesso di causalità, che è un principio fondamentale, causa-effetto. E io te lo dimostro scientificamente. Ma la giurisprudenza non accettava come prova il nesso di causalità, non l'accettava. Tu non potevi portare delle prove scientifiche a supporto di un evento come questo. E quindi la giurisprudenza ha fatto a meno delle leggi scientifiche, attenendosi a un approccio che era definito quello sulla base dell'intuizione del giudice, che per legge deve essere un ignorante della cosa, non deve saperne nulla perché deve giudicare super partes, e che quindi chiama per capire le cose dei periti, i cosiddetti periti del tribunale. Ma il giudice Fabbri, persona fantastica, dotata di grandissima intuizione in questo caso, nella sua sentenza sul disastro del Vajont scrisse che se nessuno è in grado di spiegare perché la frana si sia verificata, ciò non di meno non si può minimamente dubitare che la frana sia dovuta all'opera dell'uomo. Ok? E quindi ammise tutti le accuse a carico degli imputati. Non dovrebbe mancare ancora molto, c'è Longarone, viene distrutta in meno di due minuti. E poi dall'elicottero guardai giù e ho visto dove era caduta proprio Lunga, la valle scomparsa, trasformata. Il Vajont dimostra la follia dell'uomo e la sua incapacità di comprendere e gestire i fenomeni naturali. Il modello creato per gestire la caduta della frana era completamente sbagliato ed è stato una causa diretta della catastrofe. Nel 1971 due persone vengono condannate in via definitiva per omicidio colposo. Una è l'ingegnere succeduto a Semenza nella direzione del progetto, a cui vengono combinati due anni di carcere. L'Agenzia Nazionale dell'Energia Elettrica viene condannata a pagare un risarcimento alle vittime. La diga del Vajont, l'orgoglio dell'ingegneria italiana, non entra mai più in funzione e rimane un rudere immenso nel paesaggio. Oggi,
proporre la creazione di un invaso artificiale, ingegneri e geologi devono dimostrare che l'area è più sicura della valle del Vaillant. Ovvero la giurisprudenza, le leggi e le norme tecniche in seguito al Vaillant sono cambiate in tutto il mondo. Bisogna studiare la stabilità e rispondere di un invaso prima di costruirle. In alcuni casi, alcuni proprio richiedono di dimostrare che la situazione geologica non sia un Vaillant. Quindi, la storia è complicata, ho cercato di semplificarla, ma spero di esserci riuscita. Facciamo un passo ulteriore. Ci chiediamo, ma perché? Ma si poteva prevedere, ma perché è stata così catastrofica? Il Vaillant è stata così catastrofica perché è andata più di 100 all'ora. Andava a 100 all'ora, diceva una vecchia canzone, ma nessuna frana a quei tempi, a memoria d'uomo, si era mossa per 3 anni, come aveva fatto lei, durante i 3 invasi, centimetri al giorno, e poi improvvisamente era passata a un centinaio di chilometri all'ora, a memoria d'uomo. Quindi questo non era prevedibile, questo passaggio da un creep lento a una rottura fragile a elevate velocità. Facciamo un salto temporale dagli anni 60, in cui poi viene studiata, oblio, dimenticata da tutti, e facciamo un salto temporale fino al 1985, quando due ingegneri geotecnici americani, canadesi, Alfred Hendron e Patton, vengono mandati da chi? Dal US Army Corps of Engineering, diciamo il vecchio genio civile italiano, la protezione civile, mettete come volete, vengono mandati in Italia a studiare la frana del Vaillant, la studiano per 3 anni. Considerate che il signore di destra, che ho avuto l'onore di conoscere, è diciamo colui che ha anche dato il nome a un criterio di rottura che utilizziamo per analizzare le frane di rocce, tuttora un criterio di Patton. Studiarono 3 anni il Vaillant. Ma perché furono mandati lì a studiare il Vaillant degli americani? Perché loro avevano questa frana, una grande frana sul Columbia River, al confine tra Stati Uniti e Canada. La frana era nota, era riconosciuta, era una enorme frana che era qualcosa con un volume di 1,5 × 10⁹ metri cubi, ovvero 1,5 miliardi di metri cubi. Il Vaillant era 270 milioni, questa era 1,5 miliardi di metri cubi, 5 volte il Vaillant. Grandissima, con una profondità e forma, non vi metto studiata, investigata. E sotto stavano realizzando la diga di Ravensbrück, ma questa diga che avrebbe creato un lago a valle di questa enorme frana preistorica, situazione analoga a Vaillant, oltre a essere una frana così grande, a valle della diga c'erano su Columbia River altre dighe, centrali nucleari, e se si fosse verificato un Vaillant sulla frana di Downing, se si fosse mossa come si era mossa il Vaillant, immaginate che effetto domino ci sarebbe stato, ok? Un disastro a livello mondiale. Quindi studiano, capiscono le analogie che esistono tra la frana di Downing e la frana del Vaillant e vengono a studiare e a capire perché la frana del Vaillant è venuta giù. E quindi dopo 3 anni producono un lavoro, un report scientifico che aveva questi obiettivi. Qual è il ruolo della geologia? Capire la geologia del Vaillant. Esistevano queste argille oppure no? Qualcuno ne aveva parlato in letteratura, poi tutti avevano detto no, non ci sono. Era davvero una paleofrana? O come diceva Müller, è stata una, si chiama frana di neoformazione, il versante e il top si è rotto per la prima volta. E poi era tutto volto a capire la dinamica di questo fenomeno. E loro avevano a disposizione solo questi dati, ovvero le piogge, il livello del lago nel tempo,
i movimenti che erano misurati in maniera topografica. Attualmente avremo degli strumenti fantastici, quella volta era, voi non siete geometri, ma insomma Teodolite e Pallina, venivano misurati gli spostamenti, e la famosa acqua nei piezometri, il livello dell'acqua nei piezometri. E per capire la geologia dell'area, nel 1900, all'inizio degli anni 80, 82, da chi vanno? Vanno da chi l'aveva studiata per primo, o comunque che l'aveva studiata prima dell'evento, e quindi vanno da Edoardo Senezza, che riprende tutti i suoi studi, che aveva messo in un cassetto, perché lui dopo, nel 1961, non è stato più chiamato dal SARI a consulenza, mai più. In più c'era stato il ruolo suo padre, quindi torna sul Vajont, mette a lavorare sul Vajont in tutte le valli quasi tutti i suoi studenti, perché molti di noi sono stati sventagliati per capire e studiare tutto quanto, e questa è la carta geologica prodotta da Edoardo Semenza in due versioni, pre-frana e post-frana, ma soprattutto i profili geologici. Da queste carte si ricavano i profili geologici che ci illustrano come si è mossa questa massa e che permettono di ricostruire il movimento prima della frana e dopo la frana. Se io non so la geometria di questo piano inclinato, se io non conosco la geometria e i materiali, io non posso fare nessuna, diciamo, se non un'analisi di stabilità, capire quando e perché si è mossa. E quindi l'altro secondo problema era: ma queste argille ci sono? Non ci sono? E bastava andare sul versante dove mi avete visto prima, non è tanto semplice, sono inclinati di 45 gradi e ben lisci, ci si arriva, non ci sono sentieri che ti portano lì, un pezzettino, poi è tutto un po' con poca sicurezza, diciamo così, ma generalmente questo noi lo facciamo. Andrew e Fatman vanno in questi lastroni che potete vedere ancora oggi, cosa trovano? Trovano delle argille, quelle che sono il piano di movimento ripreso dalla frana del 63, e sono strati, interstrati, in geologia si dicono interstrati, argillosi, spessi fino a 5 cm, alcuni, per cui diciamo il più potente era 5 cm, su cui si è mossa la frana del 1963, su questi e sulla vecchia superficie di scivolamento. E quindi si stupiscono perché camminano, l'ha fatto un po' brutta, ma i puntini gialli sono i punti in cui loro hanno campionato, cioè hanno preso dei campioni, li hanno sottoposti alle prove di laboratorio, e quelli sono i puntini gialli delle argille. E dicono, ma cioè, Muller stesso dice che non esistono, non contiene, did not contain any clays or clay minerals. Questo Muller stesso ha affermato questo nonostante il fatto che queste argille affiorassero sulla superficie, estesamente sulla superficie di movimento, perché significava negare la propria ipotesi, eh? Perché se no io ci metto roccia su roccia, ma ci sono tutte queste argille, e loro erano veramente increduli. Chi sono queste argille? Adesso questo non potete capire così, vabbè, questi, ma sono le proprietà che caratterizzano ogni tipo di argilla. Sono delle argille inorganiche a bassa o a media plasticità. La caratteristica dell'argilla è che se io aggiungo acqua, tutti voi avete lavorato con l'argilla, diventa modellabile, altrimenti si trova, passa dallo stato solido, aggiungete acqua, si passa allo stato plastico e poi allo stato fluido. Queste argille qui hanno la capacità di inglobare nel proprio reticolo cristallino tantissima acqua e diventare fluide, plastiche, estremamente plastiche. A cosa appartengono? Lasciatelo, sono geologa. Queste argille rappresentano una parte di una formazione geologica che si chiama formazione di Monzaso, del Dogger Malma, che è un piano del Giurassico medio superiore. 160 anni, di chi sono figlie queste argille? Perché ci sono delle argille? Qui eravamo in un ambiente bacinale, eravamo in un ambiente bacino, di misto, piattaforma, non entro nella geologia specifica. Queste argille erano il risultato dell'alterazione dei processi idrotermali che avevano subito delle cineriti, ovvero delle ceneri vulcaniche che venivano da
dall'Ungheria da un centro vulcanico attivo 160 milioni di anni fa. Queste enormi ceneri avevano coperto un po' tutte le Alpi settentrionali, si erano depositate, trasformate e attualmente sono queste argille. Che le avete viste? Cioè erano in affioramento così plastiche, morbide. Poi Andron e Patton dicono, ma l'acqua che ruolo ha avuto? Quindi la storia che abbiamo visto prima nel video, semplificata, dei piezometri. E che cosa fanno? Ecco, questi sono i piezometri, ma era quello che spiegava prima Derek Peatley. Fondamentalmente, alla fine, Andron e Patton mettono insieme tutti i dati, tutti, geologia, geotecnica, caratteristiche, piogge, livello del lago, tutti devono andare d'accordo. Calcolano che cosa? Questo si chiama in sviluppo di rottura, quella linea che vedete, questa linea qui, separa due campi in cui si sono messi in relazione i due fattori più importanti per la frana. La frana si muoveva e accelerava quando alzava nel livello del lago. Ma sulla frana e sul versante del Toc pioveva. E quindi anche l'acqua e le piogge ha un ruolo. Perché sono avvenute le frane? Io troverò qualche classe, no? Credo di avere anche un seminario sul rischio idrogeologico, perché mi occupo non solo di frane antiche, ma anche di attuali. Le frane del maggio del 2023 in Romagna. Qual è la causa scatenante delle frane? Le piogge. Ok? Quindi le piogge sono il motore fondamentale per l'innesco delle frane. E quindi in questo grafico sono messe insieme l'altezza del lago, che faceva muovere più velocemente, era correlata con i movimenti della frana, i movimenti delle frane che sono questi, della massa che sono questi puntini, e le piogge. Quindi non entro nel dettaglio, ma questo inviluppo di rottura ci dice che cosa? Che qua, nel pallino rosso, nell'intercetta tra la curva e l'asse delle ordinate, mi indica quel livello del lago, 710 metri, che avrebbe causato la frana anche in assenza di piogge. Se non avesse piovuto, la frana si sarebbe comunque mossa, quando il livello del lago avrebbe raggiunto 710 metri. In più, dall'altra parte, questa parte terminale della curva mi dà l'indicazione delle precipitazioni accumulate di un mese, cioè la somma di quanto è piovuto non nel mese precedente, che equivale a valori che nel passato preistorico, in tempi geologici diversi dall'attuale, in condizioni morfoclimatiche diverse, in un post glaciale che pioveva tanto, ok, poteva avere innescato la frana preistorica. Quindi loro riescono a costruire questo modello, non vi dico come, con modelli numerici tridimensionali abbastanza complessi, ma fondamentalmente ci fanno capire quali sono state le cause della frana del 1963, che dopo riassumerò. Faccio un piccolo inciso per chi di voi ha visto il film Vaillant di Martinelli. A un certo punto, insomma, c'è molto la Tina Merlin. La gente è spaventata, sente dei rumori, sente dei boati. Io non so se voi ve lo ricordate, eravate nati, il terremoto del 2012 a Ferrara. Qualche boato l'avete sentito? Muovere comunque sì. Insomma, sono spesso accompagnati anche da questi rumori, no? Sordi, spaventano moltissimo. La gente affermava di sentire molti. Sono degli scavernamenti, insomma, sono dei momenti di questo tipo. Non erano effettivamente, dal punto di vista scientifico, la gente non poteva avvertire i terremoti perché erano tutti di una intensità microsismica bassissima, sotto la soglia. Ma diciamo che la sismicità c'era, ovvero alla diga del Vaillant esisteva una terna di sismometri che registrarono tutta la sismicità, microsismicità e sismicità, siamo in Friuli, quindi anche la sismicità naturale è importante, dal 60 al 1963. Terna di sismometri, perché terna?
perché l'accelerazione al suolo viene registrata in direzione verticale nelle due orizzontali, okay? Per ricostruire poi il sismogramma. Quello che si ha per la frana del Vajont è che, se in rosso è la curva che descrive i tre innalzamenti del lago, questo è il primo innalzamento del bacino, la costruzione della galleria, il secondo riempimento e il terzo che ha portato alla frana. In blu abbiamo la curva cumulata, ovvero cos'era cumulata, della sismicità. Questi dati, interpretati da chi? Da dei geologi geofisici o dei fisici geofisici, il geofisico può essere e un fisico e un geologo, indicano che il movimento della frana è stato un movimento asismico, e fondamentalmente i dati di sismicità, dati scientifici, indicano che si è trattata di una rimobilizzazione di una frana, cioè si è in presenza di una paria frana. Perché è stata così catastrofica? Perché c'erano le argille e perché la velocità è stata elevatissima. E quindi io, che studio le frane, insegno che la scala delle velocità, tipo quella della Mercalli, va da estremamente veloci, un crollo in roccia, voi non potete scappare, ok? Perché la velocità è elevatissima, a colate lentissime che permettono addirittura alle strutture di rimanere in piedi e che comunque consentono all'uomo di fuggire, di mettersi in salvo, che è il discriminante più importante. La casa può anche distruggersi, come per un terremoto, ma vanno salvaguardate tutte. In questo caso la velocità ha causato la catastrofe, ma perché queste argille sono passate da comportarsi, deformarsi in maniera estremamente lenta, centimetri al giorno, a chilometri, in centinaia di chilometri all'ora? La risposta non c'è ancora. Dal punto di vista scientifico sono state proposte tantissime ipotesi che io qui ho elencato e che sono, insomma, alcune sono estremamente complesse dal punto di vista meccanico della formulazione, addirittura l'ultima, che queste argille siano dotate di particolari caratteristiche tali per cui sono arrivate a possedere in quelle condizioni di sollecitazione un valore di angolo d'attrito di 0 gradi, ovvero la massa fatto un aquaplaning sulle argille. In conclusione, quello che possiamo, provo a dirvi, la frana del Vajont è una frana antropica. Fu il risultato combinato di fattori geologici e dell'azione dell'uomo, legati a interessi economici. In tutto questo la sicurezza degli abitanti fu tenuta in scarsa considerazione, non posso dire nulla, ma in scarsa considerazione, cioè la possibilità di evacuazione di Quando, Longarone e tutte le frazioni. La frana fu monitorata, fu studiata, pensarono di averla capita, tuttavia il passaggio da movimenti lenti a veloci non fu considerato e ne furono considerati gli eventuali effetti sulla Valle del Piave, cioè sul Lungarone. Che cosa facciamo noi per capire perché studiamo queste frane? Ma cosa ci serve? No? Chiaramente per progetti futuri. La differenza tra, non lo so, un biologo che fa un esperimento in laboratorio e lo ripete perché il suo esperimento sia valido, l'esperimento deve essere ripetuto in tante condizioni di controllo, validato, eccetera, eccetera. Il nostro problema è che io non posso replicare, io ho un oggetto, un fenomeno che è già avvenuto e che non posso replicare in laboratorio, ok? Adesso abbiamo a disposizione tanti modelli numerici, ok? Non usiamo sempre tanto, anche troppo, la modellazione numerica. Ma la ricerca serve per comprendere, e questo è il ruolo del geologo, comprensione del passato per il futuro, a questo scopo, non è che lo faccio per pura speculazione, perché mi diverto. E sebbene numerosi gruppi di studiosi stranieri hanno ricevuto finanziamenti per studiare il Vajont,
Nessuna ricerca italiana è stata mai finanziata e questo è un altro, ce la dice lunga su quanto lo Stato italiano si è sempre vergognato di parlare di Vajont. Noi abbiamo imparato da questo, da Vajont, che bisogna studiare la stabilità di un invaso e che bisogna riconoscere la presenza di antiche frane, perché queste possono rimettersi in movimento, e la stiamo ancora utilizzando per capire perché si è passata a così una elevata velocità e per prevedere temporalmente le frane. Allora, voi sapete che i terremoti non si possono prevedere. Quando i geologi ci arriveranno, quello che ci arriverà vincerà il Nobel, eccetera. Non possiamo prevedere, possiamo solo mitigare il rischio. Per le frane è un po' diverso, possiamo capire dove avverranno, sulla base di tanti indicatori, il quando è un pochino difficile, bisogna sapere le cause. In questo caso dire prevedere quando si muoverà una frana, questo per le frane in roccia, tutti questi studi in letteratura nascono dal Vajont, perché era uno dei primi che aveva, dava dei dati, velocità, movimenti, spostamenti, spostamento tempo, e quindi la base di questi dati si possono, questa è l'applicazione al Vajont, se noi avessimo saputo che le cose funzionavano così, i dati della frana del Vajont opportunamente monitorati a quel tempo, la frana poteva essere prevista, il collasso, 10 giorni prima, ovvero potevi evacuare la popolazione 10 giorni prima. Ma questo viene, questa conoscenza viene dall'aver studiato il Vajont, ok? E quindi vi faccio vedere un'applicazione di questi codici, di queste leggi, sono leggi di potenza. Qui siamo sull'Appennino Emiliano-Toscano, verso la Toscana, Montebeni, 19 aprile del 2002, siamo in rocce metamorfiche, sono rocce un pochino diverse, però si apre una, quella come la M, si apre una frattura lungo questo versante. Fortunatamente a valle non c'è quasi niente, c'è la strada Porrettana che collega Bologna con Firenze, ok? È importante, ma non ci sono case o abitati, si apre questa frattura, la zona viene monitorata con i sistemi attuali, quindi i sistemi attuali di monitoraggio prevedono degli interferometri radar da terra che misurano gli spostamenti in tempo reale e li elaborano, quindi danno le zone che si muovono di più rispetto a quelle che si muovono di meno, limitano la frana, dove si muove c'è frana, dove non si muove non è frana. Vengono installati dei semafori che bloccano che cosa? L'elemento a rischio è la Porrettana, in caso di superamento di una soglia di movimento del versante i semafori si attivano e non passa più nessuno, quindi anche se dovesse muoversi la frana non investirà più nessuno. Vengono tutti questi dati elaborati con opportune relazioni da satellitare, quello che vi ha fatto prima vedere Moccia, remote sensing, ok, e da dati in situ, e vengono applicate le relazioni numeriche derivate tempo, previsioni temporali derivate dal Vajont, fino a prevedere il momento del collasso, che qui, oddio, è posto, vabbè, intorno al 13 di al collasso, alla rottura, che è posta intorno poco prima del 30 di dicembre. Quindi tutto questo entra in modelli numerici che prevedono la possibilità di simulare nel modello una frana e uno scenario di rischio, e come vedete cosa c'è? Il volume, l'angolo d'attrito, il software che è stato utilizzato e dove arriverà, potrà arrivare questa frana. Che cosa si fa? Tutto questo è preso in carico, lo studio, dal Dipartimento della Protezione Civile, in Protezione Civile ci sono tanti geologi, da un servizio di Protezione Civile, che allerta chi? Chi è responsabile della sicurezza di tutto questo? Il sindaco, è quello che si prende tutti gli oneri di essere il responsabile della Protezione Civile, e al sindaco viene dato
via la protezione civile l'indicazione dalla commissione che il 27 dicembre la probabilità di rottura è estremamente elevata e quindi di interrompere e di evacuare, interrompere la strada e di evacuare. E quindi il 28, oppala, ho finito, il 28 dicembre ne avevo una con la nicchia, ma non importa, il 28 dicembre la frana si attiva con l'asso di 500.000 metri cubi di roccia con le forme e i volumi descritti dal modello numerico previsionale, ma ha previsto il tempo, okay, di questa frana. Questo grazie alla storia del Vajont. Io ho finito. Se avete qualche domanda, so che non potete andare a casa prima, credo, però dai, se avete qualche curiosità, qualche domanda che anche esula da tutto questo, io sono qua apposta. E se non avete il coraggio, i vostri professori geologi invece vi potranno rispondere benissimo. Anche qualche professoressa che l'ho vista è a noi. C'è una domanda? Buongiorno. Ciao. Le volevo chiedere, dato che lei all'inizio ha detto che è stata allieva di Sementa, Edoardo Sementa, volevo chiederle come parlava il figlio dell'ingegnere di questo evento, cioè qual era anche proprio, perché a volte magari poteva partire la domanda, penso che forse voi l'avrete anche chiesto, anche il professore qua, quindi volevo sapere lui come rispondeva, magari come si sentiva a parlare di questo evento, comunque di questa faccenda. Grazie, sì sì, coinvolgeva la sua sfera più personale e quindi era molto, dimmi Simone se concordi con me. Sì, anche lui era restio a parlare dell'aspetto personale, quindi insegnava il Vajont, lo chiedeva agli esami, ma del suo ruolo non ne parlava. Aveva moltissima, non so, era la figura del padre che lui diciamo venerava, non veniva mai citata. Ti do questa indicazione per farti capire qual era il suo atteggiamento. Edoardo Semenza scoprì la frana preistorica del Vajont 3 anni prima che, quindi nel 1959, e il Vajont avvenne nel 63. Questo è rimasto per i geologi una cosa, un unicum in assenza di qualsiasi sistema attuale, come adesso ci sarebbe di monitoraggio, dice si muove tutto, i sistemi satellitari, hai tutti gli indicatori. Quella volta lui non aveva nulla di questo, aveva solo le sue conoscenze di tipo geologico. La sua scoperta fu talmente importante che fu rivalutata, anzi lui fu sminuito, penso che in tantissimi lavori lui non veniva nemmeno mai citato. E il suo ruolo fu rivalutato dai due americani, Vendron e Patton. Ma la sua ritrosia a parlare del Vajont, che significava parlare di se stesso, del rapporto col padre, lo portò a pubblicare il primo e unico lavoro internazionale, cioè su una rivista internazionale, dopo la mia tesi di dottorato nel 2000. È un lavoro importante, è un lavoro estremamente citato, ogni volta che qualcuno scrive sul Vajont cita questo lavoro, ma uscì al pubblico internazionale, agli scienziati mondiali, solo nel 2000. E prima di morì nel 2010, direi, diede alle stampe il suo libro, un libro in cui racconta la sua storia sua e del Vajont. Se chi di voi ascolta podcast, tutti ascoltate podcast, c'è una,
un nuovo podcast uscito proprio per l'anniversario di Paolini, che si chiama Vaillant, lo trovate su podcast, non Orazione Civile, in cui dura un'oretta, meno di un'ora, in cui Paolini stesso rivede molte delle sue posizioni che erano estremamente critiche e anche un po' ridicolizzanti nei confronti dell'ingegner Carlo Semenza. Portò rispetto solo a Edoardo e disse chapeau, e per Edoardo nel suo spettacolo disse per Edoardo Semenza chapeau, cappello, no? In questo podcast Paolini rivede molte sue opinioni, proprio dice grazie alla lettura e alle critiche che Edoardo Semenza ha fatto al mio lavoro di Orazione Civile, e rivede la sua opinione. Quindi non ne parlava. Ha lasciato il suo testamento nel suo libro. Volevo aggiungere una cosa. Prego, assolutamente. Perché? Fin qua, se no facciamo, fischiamo. In diversi spettacoli, in quello di Paolini e altro, c'è questa insinuare, no, che ci fosse soprattutto una questione di nepotismo, no? Il padre, il super ingegnere, esatto, no? E il figlio geologo appena laureato, che poi dopo viene incaricato di un lavoro importante, no? In realtà non è andata proprio così, nel senso, erano tempi estremamente diversi. La geologia di quei posti era studiata pochissimo. Uno dei più grandi lavori dal punto di vista geologico era di un francese che ai primi del Novecento incominciò a fare sezioni geologiche delle nostre Dolomiti. Poi scoppiò la Prima Guerra Mondiale, fu portato in Francia, in trincea, e di Maurizio. Quindi per un po' quello era stato il lavoro che ancora fino a qualche anno fa veniva preso come riferimento, perché nonostante i limiti scientifici dell'epoca, dei primi del Novecento, era un lavoro straordinario. Poi erano stati fatti tanti lavori da geologi, ma molto ristretti. Semenza era sì un neolaureato, ma dell'università di più di 50 anni fa. Per cui spesso i lavori che si facevano con i docenti con cui magari ci si laureava duravano molto tempo, e anche fino a qualche anno fa le tesi di geologia duravano molto tempo, ecco, rispetto ad altri corsi di laurea. Per cui lui a tutti gli effetti viene nominato perché è uno dei massimi esperti in quel momento lì, conoscitore di quelle zone in cui ci si muoveva con molta meno facilità di quanto ci muoviamo oggi, perché siamo negli anni 50, non negli anni 2000, con tutte le strade, le macchine che abbiamo e tutto. Per cui non è che è stato preso lui solo perché è il figlio di Semenza, può darsi che ci sia stato anche questo aspetto qua, ma è stato preso perché era uno dei maggiori conoscitori della zona e delle dinamiche geologiche di quella zona lì. Quindi questo, insomma, per rendere un attimo meglio. E in più andò contro il suo maestro, perché il geologo responsabile del progetto, il professor Dal Piazza di Padova, era stato il professore di Edoardo Semenza, che si era laureato a Padova. E quindi Dal Piazza diceva: non ci sono frane, solo quelle più vecchie, alcune, vabbè, non ci sono frane pericolose. E il suo allievo gli dice che si sbaglia. Ok? Non è facile andare contro i propri mentori, insomma. Qualche curiosità su geologia, se no vi dico io due parole. Io devo sponsorizzare, ci tengo, noi abbiamo gli Open Day, sapete che il 3, 4 e 5 febbraio mi pare ci siano gli Open Day di Unife alla fiera. Avremo lo stand dove mostreremo cose, esperimenti e via dicendo. Quindi se volete venire, siete Unife alla fiera, passate anche al nostro stand. Che dirvi, che il geologo fa tante cose, abbiamo un dal geofisico che si occupa di risorse sotterranee, utilizza metodi di investigazione, georadar, geoelettrica, eccetera, all'idrogeologo. Attualmente una delle figure più richieste è quello dell'idrogeologo, cioè il geologo che studia le acque sotterranee. L'ingegnere idraulico studia le acque superficiali, l'idrogeologo studia le acque sotterranee. Per cosa? Per le risorse idrauliche, periodi di siccità,
e per l'ambito di bonifica, cioè la progettazione delle bonifiche, ad esempio, siti inquinati, è progettazione tipo geologico, progettazione. Quindi è molto vicino anche all'ambito ingegneristico. Poi ci sono i colleghi paleontologi, sono gli ambiti più classici, mineralogisti. Vi faccio, se resistete, perché non potete andare sono a casa. Sono due domande. Meglio. Salve professoressa, la ringrazio innanzitutto per averci onorato della sua presenza. Le volevo chiedere, com'è finita poi la storia della diga americana? È stata costruita? Grazie, interessantissimo, assolutamente sì. È un mio dottorando, che ha fatto il dottorato tra l'altro in Canada, ci ha lavorato per 4 anni, il dottorato in Canada di 4 anni. E la diga di Downey, la frana di Downey è stata prima studiata con centinaia di sondaggi per capire la geologia e poi sulla base del Vaillant e sulla base del lavoro di Andrew Patton, che hanno capito che se fosse stato abbassato il livello della falda all'interno della frana, e se questo fosse anche accaduto nel Vaillant, cioè se fosse stata tolta acqua alla frana, questa si sarebbe fermata. Nella frana di Downey hanno realizzato delle, si chiamano gallerie drenanti, delle gallerie che drenano l'acqua. Voi costruite una galleria in un mezzo poroso, diciamo così, in cui i pori sono riempiti di acqua, cosa fa l'acqua? Converge tutta nella galleria e viene portata fuori. La frana di Downey è stata stabilizzata, è in attività da più di 20 anni con gli interventi di stabilizzazione progettati proprio sulla base dei risultati dello studio del Vaillant, è ferma, la frana è ferma e la diga è operativa. Non sento. Ho detto un sistema che poteva essere adottato anche nel caso del Vaillant. Ci hanno provato, non ve l'ho fatto vedere, era troppo lungo, era stata progettata da Müller una galleria drenante che aveva lo stesso scopo, cioè aveva capito anche lui che portare di acqua, poi vi spiego perché portare di acqua da una frana la stabilizza, la ferma. Avete capito il contrario, se aggiungo acqua, piove, la frana si muove, il versante si muove. E dall'altra parte, se tolgo acqua, magari la frana si ferma. Tutto questo è dovuto a un incremento delle resistenze del materiale, togliendo acqua. E Müller aveva previsto la costruzione di una galleria drenante che avrebbe dovuto portare via acqua a tutta la massa, ma la progettò in una posizione sbagliata, che non intercettava, quindi non fu realizzata. E anche se fosse stata realizzata nella posizione da lui indicata, non avrebbe intercettato acqua. Era molto felice. Grazie. Buongiorno, anch'io, è stato veramente molto interessante. Grazie. La mia domanda è più legata e diciamo riferita a un altro ambito, legato più alle opere pubbliche, alle grandi infrastrutture. E ultimamente si parla tanto del ponte di Messina, per altre, ovviamente non legato ad altre, altri problemi strutturali della, proprio della terra. Allora mi chiedevo quali sono gli studi, anche perché io ricordo molti anni fa Bosellini, che è insomma un... È stato mio professore, ecco, nostro professore. Sì, sì. E infatti Ferrara è molto conosciuto, molto in questo ambito, abbastanza il suo ambito di lavoro anche, in un certo senso. Allora io chiedevo quali sono gli orientamenti, diciamo, degli studi che sono stati fatti su quest'altra tipologia, perché cioè, insomma è una cosa importante. Grazie. No, veramente, allora, approfitto per dire che, come ha detto la professoressa, Ferrara ha una tradizione geologica molto importante. Noi siamo stati anche nell'ultima valutazione ministeriale, il nostro dipartimento e geologia è stato un dipartimento di eccellenza, cioè ha ricevuto un finanziamento pari a più di 7 milioni di euro per strumentazione personale, perché siamo risultati i geologi più bravi d'Italia. Ok, quindi questo non lo, all'ultima valutazione, no, all'ultima, no, all'ultima valutazione non ci siamo arrivati. Ferrara ha delle
ha delle eccellenze in ambito accademico, il Dipartimento di Giurisprudenza è un altro dipartimento di eccellenza, lo è stata nella precedente valutazione e anche nell'attuale, quindi è uno dei migliori dipartimenti di giurisprudenza d'Italia. Questo significa che viene premiata la ricerca, ok? Poi abbiamo anche altre eccellenze, però essere migliori in Italia in produzione scientifica, quello che noi scriviamo e facciamo come ricerca. Poi cerchiamo anche di essere dei bravi insegnanti, ma non, quello dipende da come è uno, non si può fare niente se uno è bravo o no a insegnare. Invece per il Ponte di Messina già milioni di euro sono stati spesi per la sua progettazione, perché Ponte di Messina sì, Ponte di Messina no, a seconda dei governi, quindi sì, no, sì, no, sì, no, no, smettono, sì, continuano a fare indagini. Dal punto di vista geologico, non entro nella valutazione economica che è politica, ok? Lo si fa per scelte di tipo politico. Vi dico solo che le valutazioni di tipo tecnico e prevalentemente quelle geologiche non sono delle discriminanti per far cancellare un'opera, ok? Perché viene detto, noi comunque la realizziamo, siamo in grado di realizzarla lo stesso, cioè l'ingegnere la fa comunque, anche se il geologo gli dice guarda, pericoloso, guarda. Sul Ponte di Messina vi posso dire due cose, il problema è quello chiaramente della sismicità, siamo nella zona, una delle zone più sismiche d'Italia, delle deformazioni attive in continuo, quindi si sta continuamente deformando è la crosta, siamo in prossimità, cioè siamo a Messina, il terremoto di Messina 1908, più di 100.000 morti per il terremoto, ma soprattutto per lo tsunami generato dal terremoto di Messina, zona del terremoto più catastrofico della storia italiana, che ne abbiamo avuti tanti. Attivo, zona sismicamente attiva, problemi di tipo geotecnico, di realizzazione dell'opera che attengono alla geologia applicata, cioè alla mia materia e non all'ingegneria, la realizzazione ad esempio della pila, perché è a campata unica, no? Mi pare il progetto, della pila calabrese, che immaginate sono un unico più piloni che vanno in profondità, entrano in roccia, scaricano tutte le tensioni e tutti i carichi, che qui sono anche dinamici, okay? I mezzi, carichi non solo statici ma anche dinamici, che devono resistere ai terremoti, quindi alle sollecitazioni di taglio, estremamente complesso, gli ingegneri strutturisti sono bravissimi, ma il pilone in parte calabrese è fondamentalmente posizionato su delle brecce recenti, quindi su delle... le rocce, no, le brecce non sono, sono delle rocce deboli, okay. Quindi mettere è come mettere la fondazione di una casa sulla sabbia e non sulla roccia, come diceva qualcuno molto importante. Quindi verranno studiati, verranno investigati, sono già stati spesi centinaia di milioni di euro. Già. Adesso il coordinatore del progetto sullo stretto di Messina, ne hanno parlato molti giornali, è comunque un geologo e questa è già un'anomalia, è il professor Persininzi, che era dell'Università della Sapienza, in pensione, ed è un geologo a capo della progettazione, incredibile che un geologo comandi degli ingegneri, ma comunque è. Diciamo che forse si capisce che per quest'opera qua l'influenza della geologia, in questo caso della sismicità, è dominante, insomma, è importante. Professoressa, io ho sentito prima, spero di ricordarmi bene, che Müller aveva proposto la costruzione di un canale, di una galleria, e adesso mi ero immaginata fosse quella drenante. Drenante alla monte, lui ha fatto, non ha progettato, l'ha fatto gli ingegneri della Sade, una esiste tuttora che si chiama invece a valle. Quando si è iniziato a muoversi la massa, sì, dopo il primo, hanno costruito una galleria, ma dall'altra parte della valle, che avrebbe congiunto il lago, sì, con questo tubo che finiva fuori da oltre il diga, a valle del diga. E quindi lo scopo era? Lo scopo, scusi, ha ragione,
E se la, io dovrei avere una lavagna, perché tutti i geologi fanno sempre tanti disegni, ma se la massa, immagini che questo è il Monte Toc, sì, questa è la valle del Vaillant, sì, hanno capito che si stava muovendo, che avrebbe chiuso la valle e che sì, si sarebbe formato un lago più piccolo di quello previsto, perché sì, una parte della valle sarebbe stata occupata dalla frana stessa, però un lago si sarebbe formato a monte della frana. E quindi costruiscono una galleria dall'altra parte, dove c'è il paese di Casso, e costruiscono una galleria che collega con questo tubo questo lago fuori, porta l'acqua fuori dalla riga. Perché? Perché lo costruiscono? Perché se io non do uno sfogo naturale al lago, artificiale, scusate, al lago, il lago riceve sempre le piogge, l'acqua e anche dalle altre gallerie, quindi il lago avrebbe potuto rialzare questa galleria, serviva a tenere il livello del lago alla sfogo praticamente, sì, che però non è stato interessato, cioè non ha diminuito il danno quando poi c'è stato lo schiuma. No, 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 perché è stato istantaneo. Cioè la massa, loro prevedevano tutto questo nell'ipotesi che la massa avesse continuato ad andare a centimetri al giorno, quindi pian piano chiuso la valle e non ci sarebbe stato problema. Se lei ha memoria, se lei ha memoria, loro non erano nati, 1900, mi aiutate anche voi, Valtellina, frana della Valtellina, 1989 direi, 1989, frana della Valtellina, moltissimi morti, è stata una valanga di roccia, centinaia di morti, decine forse, a Monte di Sondrio, ok, in Valtellina, precipita questa grande frana, è una rock avalanche, siamo sui intorno ai 30 milioni di metri cubi di roccia, precipita questa frana nella valle, hanno evacuato, chiaramente hanno evacuato le popolazioni a valle, e il rischio era quello che l'acqua poi del lago arrivasse giù a Sondrio, quindi tantissima gente. E che cosa fa? Purtroppo l'acqua andò verso valle, dal versante opposto, ma andò verso monte e i morti furono nelle frazioni a monte non evacuate. Lì in quell'occasione si formò, si chiamò una diga da frana. La frana è una diga nel fiume. Quella fu il primo esperimento al mondo voluto da Zamberletti, che fu il genio che istituì in Italia la protezione civile come esiste tuttora. I geologi trovano grande tanto lavoro in protezione civile. Zamberletti mandò le ruspe sulla frana, sulla diga di frana, a scavare un solco per impedire che l'acqua a monte della frana e nel lago che si era formato rompesse o tracimasse oltre la riga stessa. Lo stesso intervento di rottura, di una rottura non questa di una frana, fu sempre coordinato da Zamberletti per una delle eruzioni dell'Etna, in cui per salvare Zafferana Etnea e altri paesi dalle colate dell'Etna furono costruiti in questo caso dei terrapieni che deviarono il flusso delle colate. La ringrazio. Grazie. Grazie, buon lavoro a tutti e niente, se avete curiosità ci vediamo alla fiera.